realizzare nuovi scenari di crescita per il territorio ferrarese unendo cinema, turismo ed economia. È il progetto della Fondazione Culturale Carlo Rambaldi, che assieme al Comune di Vigarano Mainarda, che ne ospiterà l'omonimo museo, ha presentato in Camera di Commercio di fronte ad esponenti del mondo dell'imprenditoria, delle istituzioni e dell'arte. Il tema dell'incontro era turismo, cinema, spettacolo, cultura. È stato importante per noi come fondazione portare all'attenzione del mondo imprenditoriale del territorio il nostro progetto, con la speranza di avere delle partnership per continuare il nostro processo, diciamo, di avanzamento lavori, fra virgolette. Il museo dovrebbe aprire il 15 settembre di quest'anno, 2019. Abbiamo ancora bisogno di un quid in più, un contributo per arrivare all'allestimento finale di tutto questo, diciamo, meccanismo multimediale che per noi è fondamentale. Quindi il fine del convegno di oggi è stato proprio questo: portare all'attenzione degli imprenditori locali e anche delle istituzioni la necessità di aiutarci economicamente per arrivare appunto alla fine di questo lungo, lungo processo. Questo convegno ha avuto due obiettivi principali. Il primo è proprio quello di coinvolgere tutto il tessuto imprenditoriale produttivo della provincia, del nostro territorio, per informarli, per interessarli a un progetto che ha come punto, diciamo, come nucleo il Museo Rambaldi, ma in realtà si dirama in tutte quelle progettualità che abbiamo spiegato oggi e che poi nei prossimi giorni, se volete, potremo approfondire. Il secondo obiettivo è quello di creare già da subito, quindi da oggi pomeriggio, un tavolo tecnico di lavoro che svilupperà intorno al progetto del museo che già esiste, che aprirà il 15 settembre 2019, quel piano di sviluppo economico territoriale che ha come brand il cinema e che si sviluppa da Cento fino al Comacchio su una linea che è, diciamo, caratterizzata anche da quella d'acqua, quindi dalla metropoli di paesaggio, e che ha come argomento fondamentale il cinema e la cultura, che sono il motore trainante della nostra, non soltanto della nostra provincia, ma di una nazione che dovrebbe cominciare a capire che di cultura si è mangiato, si mangia e si mangerà se anche il tessuto imprenditoriale, i cittadini, non soltanto gli operatori direttamente interessati, ci credono e vogliono investire il loro tempo e la loro creatività e il loro intelletto.